Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione del libro di Angelina Bottinato, A un posto da noi, un romanzo di crescita motivazionale. Siamo qui a Cleto, nello specifico a Marina di Saputo, in compagnia del vice sindaco Giuseppe Filice, alla mia destra, e di Angelina Bottinato, alla mia sinistra. Io sono Riccardo Cristiano, vi ringrazio per essere venuti qui di Compostela per la seconda volta, se non ricordo male, e nel suo cammino ha scoperto e fotografato, ha incontrato molti simboli, e lo stesso libro è molto simbolico, racconta di alcune idee. Io adesso non voglio anticiparvi nulla, simbolo perché permette alla persona che lo legge di comprendere questa avventura, che è un'avventura ancora in itinere, secondo me non finisce mai questa avventura, questo cammino. Quindi è un romanzo che apre la mente. Angelina ha anche un sito internet che è angelinapentinato.it, lei si racconta, qui tra l'altro alla pagina Facebook, a parole mie, dove ogni giorno estrae un pensiero della giornata, e da quel pensiero poi si trae un insegnamento. Ognuno di noi può fare questo piccolo gioco, che poi non è altro che qualcosa che ci rappresenta tutti noi. A questo punto vorrei passare innanzitutto la parola al vice sindaco per un saluto, e poi passo la parola ovviamente ad Angelina per raccontarci un po' questa storia e di parlarci un po' di lei e di questa sua esperienza recente proprio di questo cammino. Giuseppe, a te la parola. Benvenuti a tutti quanti, un saluto, un ringraziamento a Angelina e anche a Riccardo per le iniziative che sono prese nella nostra comunità, nel nostro territorio. A me dispiace, diciamo, per una non folta presenza di pubblico, però questo forse è un sintomo dei nostri tempi, perché la cultura in questo momento è una caduta perpendicolare, quindi questo è un dato purtroppo che dobbiamo sottolineare, amaramente. Per quanto riguarda il libro, io ho guardato un pochino la recensione, è un libro bellissimo, un percorso di questo in questi tempi, diciamo, particolarmente difficili, ne abbiamo bisogno, è un percorso interiore. La vicenda si snoda tra il Medioevo, poi il Novecento e l'antica Roma, e sottolinea una cosa molto importante da quello che ho capito, l'importanza della parola, che la parola poi ha contraddistinto noi umani e ha fatto sì che iniziassimo questo percorso di grande agilità. Le parole riescono a costruire, riescono a dividere, fanno tutto, hanno determinato guerre, hanno determinato pace, cioè la parola è tutto per noi. Quindi un bel libro che sicuramente prenderò e leggerò con grande attenzione. Grazie ancora per essere qui con noi. Perfetto, quindi a questo punto io passo la parola ad Angelina e partiamo insomma da questo romanzo, come, io direi come è nato soprattutto questo romanzo, e poi parlaci un po' di consapevolezza, di quello che insomma attiene alla tua vita, insomma, di psicoterapeuta, di terapeuta, e poi anche di, lo diciamo, tu fai parte dello yoga della risata, e questa è un'altra parte di te. Intanto grazie Riccardo di aver voluto presentare il mio libro qui a Cleto, grazie al vice sindaco e grazie ai ragazzi del bar che ci hanno ospitato. Io parto sempre con qualsiasi cosa faccio, parto sempre con il grazie, perché per me il grazie è una parola potente, proprio come diceva il vice sindaco, mi occupo di parola, la parola è vibrazione, le vibrazioni costituiscono la materia, noi siamo materia, per cui siamo capaci attraverso le parole di creare la nostra realtà, così come possiamo costruire, così altrettanto possiamo distruggere, quindi dentro di noi esiste sia la possibilità di realizzare il contrario. Io lavoro segnare secondo quelli che sono i miei valori, secondo quelli
Mariella qui, del valore del vento. Allora c'era questa questione, cioè adesso sei venuta a fare la presentazione sul vento, sarà un fastidio il vento, a parte che ho detto quando inizieremo il vento calerà. È vero. E poi è vero. A prescindere da questa cosa, ho detto il vento è una benedizione per la terra, perché il vento sposta le nuvole. E la nuvola è metaforicamente l'ostacolo che noi possiamo avere davanti a noi, che ci può far vedere tutto nero e che ci può far pensare che non abbiamo più opportunità, che non esiste più possibilità per noi per fare qualsiasi cosa noi abbiamo in mente di fare. Poi arriva il vento e il vento lentamente, piano piano, sposta molto pesante, violento, in questo caso in realtà era abbastanza leggero, non era particolarmente potente, eppure piano piano ha allontanato tutte le nuvole e ci ha permesso di avere una visione migliore, perché quando noi abbiamo la possibilità di soffiare via le nuvole abbiamo anche l'opportunità di avere una visione più chiara. Spesso nella pratica clinica, quando arrivano le persone in psicoterapia, questo cioè non hanno una visione, hanno davanti a loro le nuvole e non hanno la consapevolezza che le nuvole sono aria condensata, acqua condensata, che si può spostare e che per spostarla necessita di un soffio, e che nella vita il soffio lo fa l'essere umano. Sono io che soffio via le nuvole, sono io che posso cambiare in ogni momento della mia vita la vita stessa. Allora questo è un metodo che non c'è più, perché parla di un parte da 1985. Io comincio a dimenticare le date, perché significa che ciò che io dovevo lavorare non l'ho lavorato. Io proprio oggi dicevo in terapia, dicevo, uno scrittore dal mio punto di vista è un lettore bisognoso, cioè è un lettore che ha bisogno, attraverso la scrittura che fa, di comprendere alcuni aspetti della propria esistenza. Allora probabilmente io, in quanto essere umano, avevo bisogno di quell'evento catastrofico che accadde a Lisbona e che portò via 80.000 persone. Il romanzo è dedicato a queste anime dimenticate in qualche modo, no? E quando ho iniziato a scrivere questo romanzo, io iniziava la mia crisi. Iniziava la mia crisi personale. Sono una psicoterapeuta, mi occupo di crescita personale, mi occupo di yoga della risata. Ho investito la mia vita in Calabria. Nel romanzo precedente, che si chiama Sognando la meta, parlavo di Calombriong, no? Cioè, nome greco della nostra terra. Qualcuno dice che Calabria significa dove sorge il sole. Questa cosa mi ha piaciuto un sacco e ci scrissi intorno un romanzo con l'intento di far vedere un'altra parte della Calabria. Tutti parlano della Calabria che non funziona, io volevo poi far vedere la Calabria che invece funziona. Cioè, noi vogliamo cambiare le cose, dobbiamo avere il coraggio di far vedere la bellezza. Fa poco marketing, diciamo, ecco, insomma, fa più figo un dolore, ecco, che è una gioia, ma noi dobbiamo fare controtendenza. Allora, quando io vado a presentare il libro, non conto mai il numero di persone che sono presenti. Io credo che ci devono essere, che ci sono sempre le persone che ci devono essere, che devono ascoltare un messaggio, che devono insegnare, quindi che siano 333, 333, 333, a me poco importa, a me interessa poter portare il messaggio. Il mio messaggio è crederci fino in fondo, a prescindere da tutto, da qualsiasi evento che ci capita nella vita, nella propria anima, nella propria energia, nella propria capacità di cambiare le cose. E ad un passo da noi è un po' questo, è stato è un po' questo e un po' altro. Che cosa c'è ad un passo da noi? Questo l'ho scoperto camminando. Tu, ad un passo da te c'è la tua ombra, se ti la guardi. Ad un passo da te ci sei tu sempre. Sei tu quell'altro che si presenta, no? Si dice che gli altri siano gli specchi della nostra vita. E quindi le persone che si presentano nella nostra vita, nei vari eventi che viviamo, sono aspetti di noi che si manifestano all'esterno e che hanno necessità di essere guardati bene in faccia.
questa cosa ci piace un sacco quando succedono le cose belle, ci piace un po' meno quando le cose non vanno per come vorremmo. Eppure che si presenti nel bene o che si presenti nel male, si presenta per insegnare qualcosa. Quando io ho cominciato a scrivere questo romanzo non sapevo assolutamente di quello che mi sarebbe capitato negli anni a venire, ma proprio zero, ma si sa che sono scappata a gambe levate. Per fortuna che non ho saputo cosa ho dovuto imparare l'arte dell'attraversamento. Le emozioni si attraversano, non si sorvolano, gli eventi si attraversano, non si evitano. Noi parliamo molto di questo concetto dell'oltre, voglio andare oltre, ed è un legittimo desiderio di ognuno, ma per poter andare oltre bisogna avere la capacità e il coraggio di attraversare qualsiasi evento ci capita. Quindi inizio a scrivere questo romanzo e comincio a parlare, mi ero fissata che dovevo parlare delle vestali. Ora, perché l'ho già dimenticato da tanto tempo, quindi non so dirlo. Però iniziai a studiare il mondo delle vestali. Il mondo delle vestali era un mondo particolare, perché queste bambine entravano nel tempio che avevano 6 anni, ne potevano uscire 30 anni dopo. Al compimento del 36° anno di età le vestali potevano decidere se restare vestali onorarie o se invece iniziare una vita diversa. Nel frattempo, in quei 30 anni, loro avevano l'obbligo di tenere acceso un fuoco nel tempio di Vesta. Vesta è la dea del fuoco. Dopo ho scoperto perché ho scelto Vesta, perché facendo questo percorso a ritroso, i personaggi faranno un percorso a ritroso, il concetto è alimenta la tua fiamma. Cioè i romani avevano bisogno che ci fosse un collegio sacerdotale che tenesse accesa la fiamma. Quando si spegneva per qualche motivo, i romani andavano in panico, perché era segno di grande sciagura. Ora, trasportiamo tutto questo concetto sull'ambito della crescita personale. Se io lascio che la mia fiamma si spenga, è sicuro che ci sarà una sciagura, perché io smetto di credere in me stesso. E quindi una delle domande che spesso mi si fa in psicoterapia o nei corsi che organizzo è: ma io non ho ancora capito che cosa voglio fare da grande, chiedono a me che cosa voglio fare da grande, io poi gli rigiro la domanda: che cosa vuoi fare da grande, qual è il tuo talento? E quando utilizzo la parola talento mi rendo conto che le persone si spaventano, perché la parola talento fa paura. Che significa talento? E poi viene associato alle arti più nobili, no? Quindi pittori, scrittori, cioè io non mi piace scrivere, non mi piace dipingere, che cosa devo fare? Cioè, dov'è sto talento? Allora io traduco la parola talento in che cosa ti piace fare? Perché quello è il tuo talento. Che cosa ti piace fare? Ti piace cucinare? Diventa il migliore cuoco, ma non per l'umanità, per te stesso. Qualsiasi cosa ti piaccia fare, tu coltivalo, fallo. A me piace scrivere e quindi scrivo. Sulla scrittura ho creato la mia metodologia in qualità di psicoterapeuta e con la scrittura vado in giro per l'Italia. Sembrava una cosa strana quando ho cominciato a pensare, sì, figurati se io adesso con quelle cose che mi piacciono posso avere successo. Poi un giorno ho detto, a prescindere dal successo, a me la parola piace, a me scrivere piace, vediamo che cosa succede. Io un anno e mezzo, io pratico da tanto tempo, ma nello specifico, specializzato nella parola, da poco, un anno e mezzo, 2 anni, io sono costantemente fuori dalla Calabria con i miei format sulla parola. E tante persone mi richiedono la psicoterapia anche online. Io ho persone che seguo da altre regioni dell'Italia. Allora questa cosa è possibile. Allora è possibile, una volta che tu sai che cosa vuoi fare, farlo per davvero e avere successo in questo. Sì, è possibile. Come è possibile? Tenendo alimentata la propria fiamma. Allora queste sacerdotesse sono l'emblema di questa volta. Chi sono le sacerdotesse?
sono la fiducia, sono la pazienza, sono la tenacia, la costanza, la gentilezza, la dolcezza, la gratitudine. Tutte parole, no? Questa è arrivata a fare parole, ci c'è tutte le parole. Io non ci credo nella parola. Sì. Queste sono le sacerdotesse. E il fuoco sei tu. Il fuoco sei tu. Tutti i giorni, in ogni momento. Non è che c'è un evento particolare in cui sei più tu. Ogni giorno quando ti svegli sei tu. E devi avere il coraggio di guardarti allo specchio e riconoscerti. Un'altra parola importante: tante persone non si riconoscono e non sanno rispondere alla domanda chi sono. A volte io lavoro sul nome. In A Parole Mie, che è uno dei format che porto in giro per l'Italia, uno dei primi esercizi che io faccio fare è quello sul nome, perché spesso non ci si riconosce. E quindi magari cominciano a utilizzare nomignoli e soprannomi di tutto, poi ad un certo punto fanno l'esercizio su un nome vero e comprendono il valore. Io faccio giochetti molto semplici, perché io mi sono detta, io gioco come se fossi una bambina e gioco da bambina in mezzo ai bambini, perché io voglio parlare al bambino interiore, che è quello che mortifichiamo di più durante la nostra esistenza. Perché dobbiamo fare così, perché dobbiamo fare cos'ha, perché qualcuno ci dice che è giusto fare questo e non quest'altro. C'è un glossario, c'è un decalogo delle buone maniere che ha inventato chi? Per convenzioni sociali le persone si sposano e non amano che sposano. Per convenzioni sociali non esprimono ciò che sentono perché pare che sia scomodo. Per convenzione sociale intraprendono carriere che non gliene frega una mazza. però hanno detto che funzionava, perché però hanno detto che c'era lavoro. Quindi se adesso si dice che devi fare questo lavoro, tutti a gregge ad andare a fare quello, e poi ti piace? No. E ti chiedi pure tra 20 anni perché sei infelice. Ma io ho scelto la strada più ordinaria. Fantastico, bravissimo, però assumiti la responsabilità del fatto di aver mortificato magari quel bambino che voleva dipingere. Ma con l'arte non si cambia. Chi l'ha detto? Chi che l'ha detto? Le statistiche dell'Istat. E quindi sei una statistica? Altra cosa triste: definiamo l'essere umano in base a una media. La media è semplicemente la somma di determinati numeri diviso il totale. Cioè io dovrei scegliere la strada da intraprendere in base a una media statistica. Quindi se la media statistica mi dice che io non posso fare la pittrice, non faccio la pittrice. Allora, quanto è importante conoscere il proprio fuoco e alimentarlo? Fondamentale. E quindi scrivo questo primo capitolo, ci arrivo alla fine della storia, e vado un po' lunga, poi richiamatemi all'ordine, richiamatemi all'ordine. Scrivo questo primo capitolo, difficile perché ho dovuto studiare tutte le cose, insomma, e dopodiché il famoso blocco dello scrittore. Non riuscivo a scrivere, dico, vuoi vedere che mi ero illusa del fatto che mi piaceva scrivere e che in realtà non sono in grado, e quindi è meglio che ci lascio perdere? Arriva il diavoletto, no? Quello che comincia a dirti che forse non funziona questa cosa, che magari è un'illusione che ti sei creata, che sai. Io rimango un attimo in silenzio rispetto a questa cosa, anche un po' preoccupata, perché dico, questa vocina comincia a rompere un po' le balle, quindi mi sta dicendo che è. Nel frattempo però io mi disegno il simbolo, un'altra cosa che faccio fare spesso in psicoterapia. Questo è il mio simbolo, il triskele, è un triskele, il classico triskele celtico, soltanto che al centro io ho voluto disegnare un cuore. Vado a vedere che significa, perché io ho disegnato questo trifoglio mentre ero al telefono e parlavo di quello che avrei voluto fare da grande, no? Vado a vedere che cosa significava, e significa in sintesi integrazione tra materiale e spirituale.
quindi integrazione tra cielo e terra, integrazione tra ciò che è visibile e ciò che non è visibile. Questa cosa mi è piaciuta un sacchissimo, e dico, va bene, questo è il momento, questo sarà il mio simbolo. E me lo sono disegnato e l'ho fatto trasformare in un JPEG, come si dice in questo nel gergo. E il simbolo ha cominciato a parlarmi, nel senso che ho cominciato a identificarmi in questo simbolo, e nel frattempo la scrittura se n'era andata. Non riuscivo a scrivere. Era maggio. A fine luglio parto per una tappa del Cammino di Santiago. Il Cammino di Santiago è 815-817 km, qualcosa del genere, molto lungo. Parte da Saint-Jean-Pied-de-Port e arriva a Finisterre. Il cammino si conclude a Finisterre, non a Santiago, perché gli antichi pellegrini, per dimostrare di esserci stati, andavano sull'oceano, sulla spiaggia dell'oceano, a raccogliere la conchiglia. La conchiglia era testimonianza dell'avvenuto pellegrinaggio. Chi è cattolico in teoria dovrebbe almeno fare nella vita tre cammini: un cammino verso Santiago, un cammino verso Roma e un cammino verso Gerusalemme. Io tutto questo lo ignoravo in senso assoluto. Io sono partito per il Cammino di Santiago, non avevo voglia di camminare. Non avevo nessun intento religioso, non avevo nessuna grazia da chiedere, volevo semplicemente capire se camminando sarei riuscita a portarmi questo zaino sulle spalle e quindi a confrontarmi con l'essenzialità che cammini del genere richiedono, né più né meno. Un mio amico mi disse: studia i simboli perché ne incontrerai tanti. E io ho detto: anche no, ci voglio andare beatamente ignorante. La beata ignoranza è una grande virtù, nel senso che significa che tu ci arrivi pulito, non sai niente e quindi sei aperto, no, ad accogliere. Partiamo per questo cammino è stato straordinario. Ogni giorno succedeva qualcosa di interessante. Lì davvero comincio a capire che la vita ti manda segni e che però noi spesso siamo con gli occhi del cuore chiusi. E quindi non vediamo niente. E sono arrivate queste famose pietre a forma di cuore, di cui anch'io non sapevo nemmeno che cosa significassero. Ad oggi non saprei nemmeno dirvi che cosa significano. C'è chi dice che sono le presenze degli angeli, ognuno c'è una sua filosofia. Sta di fatto che quando è che un segno è segno? Mi sono fatta questa domanda: quando è che un segno è segno, a prescindere da tutti i significati esoterici che ci possono essere? Quando ti lavora dentro, quando ti fa sorridere, quando ti fa stare bene. E trovavo tutti i giorni queste pietre a forma di cuore. Ho fatto una collezione, adesso sono una collezione di sei pietre a forma di cuore, ed ero felice di questa cosa, mi faceva sentire speciale. Cacchio, perché tutti passavano e non li trovavano. Io arrivavo sempre con me, dice: ma scusa, ma non eravate passati prima voi, perché non l'avete visto? Io lo vedevo ed ero felice di questa cosa. E ogni giorno a fine giornata scrivevo un post su Facebook, perché ogni giorno a fine giornata, dopo che hai camminato 30 km, 25, quel che sia, hai voglia di fare la sintesi della giornata e capire che cosa è successo di bello, che è successo di significativo. E quindi ogni giorno scrivevo. Cominciarono a scrivermi in forma privata, in forma diciamo pubblica, e mi dicevano: porta il mio intento. Lì che ho scoperto che si chiede la grazia, diciamo che ognuno va con un intento spirituale, no? E io dicevo: va bene, ok, d'accordo. Il terzo giorno di questo cammino succede una cosa straordinaria dal mio punto di vista, ancora mi emoziona il pensiero. Noi partivamo in Galizia fa giorno tardi, quindi ci vogliono le 8:30-9 per cominciare a vedere il sole. Noi partivamo intorno alle 6:30, quindi le prime ore erano pressoché al buio, pressoché. In quella giornata attraversiamo un bosco, la Galizia è piena di boschi, a differenza della Navarra di cui vi parlo fra un po', e usciamo, camminiamo in questo bosco. Quando usciamo assistiamo a un'alba straordinaria. Cioè, vediamo questo disco infuocato grandissimo, sembrava proprio che lo si potesse toccare, e siamo rimasti tutti sazi,
voglio dire, cioè hai presente, avete presente quando ti trovi davanti alla bellezza, quella bellezza all'improvviso ti sazia, dici ma che meraviglia, no? Talmente bella che mi sono detto, vabbè, adesso che cosa dovrei imparare? Niente, devo aspettare stasera per scrivere la cosa più importante che ho scoperto un'ora dopo il cammino. E invece non era così, perché qualche metro più là noi eravamo in 5 e in quel momento eravamo in fila indiana. Sono passati prima i due miei amici, poi io terza posizione e indietro gli altri due. Allora passano i miei due amici, arrivo io e dall'altra parte della strada incontro, c'era un vecchietto. Questo vecchietto mi sorride, io gli sorrido e mi chiedo chissà che cosa vuole. E come dico sempre in tutte le presentazioni, faccio uno dei pensieri più idioti che la mia mente potesse partorire in quel momento. E cioè penso che volesse l'elemosina. Un pensiero cretino, ma proprio per i cretini, quello bene che non si sa. Però ho attraversato la strada. Sono andata oltre il mio stesso pregiudizio, questo è uno degli insegnamenti più importanti che mi ha dato il cammino, andare oltre il proprio stesso pregiudizio, attraverso, ed Herrera, si chiama Herrera questo vecchietto, mi regala il suo bastone. Immaginate come io mi sia sentita idiota per il pensiero precedente, ma anche orgogliosa per il fatto di aver attraversato la strada, di essere andata oltre il mio stesso stupido pensiero. Mi dà questo bastone e mi dice pure come portarlo. Mentre io vi racconto questa cosa, io sento il calore della sua mano sulla mia mano. Perché quando le esperienze sono significative, rimangono nella memoria vivide. Tant'è che qualche giorno fa ho scritto un post intitolato "La morte non esiste". Questo bastone era davvero particolare, era stato appena fatto, era umido ancora, era stato appena scorticato ed era un bastone, un legno unico, il cui manico, guardate le mani, erano proprio a forma di freccia, formava una freccia. Lui mi poggia la mano proprio sulla freccia, no? E mi dice come è portato, mi dice porta il mio bastone a Santiago e digli che glielo manda Herrera. Emozione alla grande proprio, emozione fortissima. La sera io scoprirò che questo signore era zoppo, perché io non l'avevo visto camminare. Quindi immaginate di uscire da un bosco buio, di avere l'alba luce e nella luce, quindi con la visione, avere un bastone che ti aiuta a camminare. Io non ho portato il bastone a Santiago, è il bastone che ha portato me a Santiago, è diverso proprio come concetto. E con l'intento ho caricato quel bastone di tutti gli intenti delle persone che mi scrivevano. Quando arrivo a Santiago, il mio pensiero è porta il bastone alla cattedrale, non avevo altri pensieri che questo. E il mio amico mi fa, guarda Angelina, che probabilmente il bastone non potrà entrare a Santiago nella cattedrale, perché con queste cose del terrorismo eccetera eccetera ci sta che non te lo facciano entrare. E io ho detto, se il bastone può entrare in cattedrale entrerà, altrimenti troverò un altro posto dove lasciarlo. Ma Herrera ha detto portalo a Santiago, lo porto a Santiago. Allora entro e ovviamente non mi ferma nessuno, nel senso non mi fermò nessuno, però io un po' di stress ce l'avevo, di che non mi hanno visto, siccome sono piccolina mi vado per dietro. Allora mi fiondo nella prima cappella laterale che incontro e posiziono il bastone e mi emoziono, perché quando esco era la cappella italiana, io c'ero entrata in automatico per e doppia emozione, perché dopo che presi il bastone qualche centinaio di metri più in là cominciai a piangere e lì ho scoperto che esistono diversi tipi di pianto: c'è il pianto di dolore, c'è il pianto di gioia, c'è il pianto di consapevolezza. Io piansi di consapevolezza perché anche in quel momento esatto io sentii la presenza di mio nonno Giuseppe. Nonno Giuseppe non c'è più dal 93, ero nel 2016, insomma, eppure lo sentì forte forte accanto a me,
come invece quest'anno in Navarra ho sentito forte l'Alfumon, non lingua francese. È difficile spiegare questa sensazione. È difficile spiegare come tu all'improvviso possa risentire il profumo di qualcuno che ti ha amato e che non c'è più e che tu risenti vivo. È difficile spiegarlo, magari non c'è neanche una possibilità scientifica di fare questa cosa. Eppure quando tu senti questa cosa ti senti più forte. Io in quella giornata avrei dovuto camminare 50-60 km senza fermarmi un attimo perché ero invaso da un'energia straordinaria. Allora quando vado in giro ve lo dico che la morte non esiste. Che cambiamo forma, ma attraverso la memoria, attraverso i sentimenti, attraverso la visione, noi possiamo evocare, sentire la presenza delle persone che non ci sono più. Sono consapevole del fatto che non potrei spiegarvela scientificamente, ma io un giorno ho avuto la fortuna di conoscere una persona che si chiamava Vincenzo Palmieri. Vincenzo Palmieri era un fisico, ma era anche un alchimista, amava la fisica quantistica e la studiava da fisico però. Allora io lo incontrai perché scrissi una poesia che a lui piacque un sacco, siccome era anche uno dei migliori grafologi italiani, rimase così colpito da questa poesia che si intitola Anime, che volle farmene subito la l'indagine grafologica, quindi volle che io gli mandassi un brano e mi fece la lettura. Da allora iniziò una bellissima amicizia e fu lui, quando scoprì che avevo fatto il cammino di Santiago, che mi chiese di scrivere la premessa. La premessa è proprio di Vincenzo Palmieri. Non mi disse mai che era malato, l'ho scoperto quando poi non c'era più, e quando poi ho riletto la sua prefazione, nel libro c'è solo una parte di questa prefazione, mi sono resa conto che era stato l'ultimo dono che lui aveva fatto, che lui mi aveva fatto, ed è una sorta di testamento spirituale di questa anima straordinaria che una sera ci spiegò in termini di fisica l'esistenza degli angeli. Io non ve la so spiegare, non ve la so ricordare, ma vi assicuro che fu una narrazione di straordinaria potenza di un uomo straordinario, chiaramente, che ricordo sempre anche nelle presentazioni, perché è un modo per continuare a dire grazie, grazie, grazie. C'era una domanda? Se no vado avanti al tempo. Io ti stavo facendo una domanda. Ti avrei fatto proprio una domanda della prefazione, perché io già sapevo come era nata, insomma, la prefazione di questo tuo romanzo. Però l'idea proprio che le cose non avvengano per caso. Il racconto che tu hai fatto adesso del signor anziano di Herrera, è di aprire gli occhi, perché ci capita tutti i giorni, anche qua a Cleto, ci sono tante cose belle da vedere nel borgo, sono cose che si perdono molte volte perché noi non le vediamo più, ma ci sono. Ti capita, visto che tu vieni da Carropoli, c'è l'abbazia di Corazzo che è molto conosciuta, ti è capitato nel tuo cammino, non soltanto a Santiago, di notare, dopo la tua esperienza di crescita personale, qualcosa vicino a te che prima non notavi, e soprattutto qualcuno che vicino a te non notavi e si è accorto della tua aura, della tua presenza? Sì. Cioè, è che proprio cambia tutto quando tu inizi a mettere fuoco alla tua fiamma, no? Questa cosa la fai camminando, cambia il luogo nel quale tu vivi. Le strade di Capovoli per me non sono più le strade di quella che non vedeva, sono strade più chiare, le persone sono più chiare, io ho imparato. Io mi sono sensibilizzata molto rispetto alle persone, le scansiono molto velocemente, detta così è proprio brutta, però mi sono molto sensibilizzata, molto, 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 al punto che arrivato a un certo punto non ne potevo più di questa sensibilizzazione, perché quando tutti gli eccessi fanno male, quindi poi ho dovuto anche imparare a gestire la sensibilità.
che io ho sviluppato, e il cammino mi ha portato una nuova visione, soprattutto di me, che ero abituata a vedere troppi mostri intorno a me, appunto da manifestarli questi mostri. E poi ho dovuto imparare ad andare oltre la rabbia attraversandola, ad andare oltre la paura attraversandola, per ridurre i mostri da così a così e a farli scomparire. Adesso le persone non mi fanno più paura. Io ero molto spaventata dalle persone perché non credevo abbastanza in me, e quindi ero alla mercé di chi aveva deciso che in quel momento io dovevo piangere o dovevo ridere. Questa forse è una delle esperienze più potenti che mi ha dato il cammino. Poi il cammino verso Santiago, il mio cammino verso Santiago, è nato grazie a Gioacchino Ulpiore, perché io pubblicai un link dove si parlava delle camminate gioacchinite. Io poi, dopo il cammino di Santiago, ho fatto per 2 anni insieme alla UISP le camminate gioacchinite. Allora pubblicai questo link e la mia amica Giorgia mi disse: appena finisco il cammino di Santiago vengo a fare quello di Gioacchino. E io le scrissi scherzosamente: perché non mi porti con te a Santiago? E lei mi rispose sì. Attenzione a come fate le domande, che poi magari ottenete le risposte che volete. Il giorno dopo mi chiama la mia migliore amica Pasqualina e mi dice: scusi, io ho seguito le vicende su Facebook, quando Facebook serve, no? E perché non andiamo per davvero? E scrivo, vediamo che cosa mi risponde. Loro mi dissero di sì. Quindi io sono andata da Santiago grazie a Gioacchino. E guardate, le coincidenze non esistono. Primo anno, 2016, Santiago. Secondo e terzo anno, Gioacchino. Quarto anno, quest'anno con la Navarra. Io rientro in Italia il giorno in cui riniziano le camminate gioacchinite, a staffetta proprio. Questi due santi nella mia vita sono andati, Abate e Santo, sono andati a staffetta. A staffetta, ed è straordinario, perché poi ogni storia porta i suoi... ogni storia porta i suoi segni. E quindi sì, la risposta è sì. Ti faccio un'altra domanda, sempre sul fatto delle cose che incontri sulla strada. Quando cammini sulla strada, a me capita spesso, quando cammino, ripeto, sempre nel borgo di Cleto, perché comunque il borgo di Cleto è particolare, quando cammini sulla strada, pensi alla strada, pensi a qualcosa di particolare? Perché mi ricorda molto una poesia di un autore, adesso che non ricordo, ma si chiama Itaca, dove si parla del viaggio. Bravissimo, esatto. Che il viaggio, cioè tutto quello che capita nel viaggio, non può fissarsi la meta, perché la meta sarà quando sarai arrivato, ma è durante il viaggio che tu compi te stesso e impari qualcosa. La fretta di arrivare troppo in fretta, scusa il gioco di parole, alla meta, alle volte ti brucia, come se noi volessimo, tu lo spiegavi prima, ottenere un successo lavorativo, sposarci, non so, fare un figlio, quando poi raggiungi quella cosa è come se tu non avessi altro. E se invece fosse proprio il viaggio, cioè il cammino, la strada, la risposta alle domande? Io dico sempre che tu diventi la strada. Cioè, durante il cammino tu diventi la strada, durante il cammino tu diventi il cammino. È un po' come, sicuramente avete visto i bambini, almeno una volta una vista, dovete giocare. Se avete visto giocare, sapete esattamente che loro diventano il gioco che fanno. Loro non diventano un gioco, ecco, tu diventi, diventi il cammino, e la meta diventa rilevante, nel senso che la vuoi raggiungere chiaramente, però è durante il viaggio che tu scopri tantissime cose. Io ho scoperto durante il viaggio, poi anche dopo il viaggio, perché io dico anche che il cammino poi ti cammina dentro.
e che tu lo faccia a Santiago, che tu lo faccia a Cleto, che tu lo faccia ovunque ti pare, quando tu cammini entri in contatto con la parte più autentica di te stesso, quindi manco ti frega più di dove stai, ti interessa solo camminare, perché sai che lì tu trovi uno spazio per conoscere meglio te stesso, a prescindere dal luogo. Il luogo è irrilevante. Il luogo è irrilevante, quello che è importante è il cammino, che è forse la metafora più importante che noi abbiamo a nostra disposizione. Poi abbiamo bisogno di luoghi fisici, e ogni luogo fisico abbiamo bisogno di metterci dei segni, ma è perché abbiamo bisogno di vedere fuori quello che abbiamo dentro. Siamo tutti un po' San Tommaso. Brava, il mio nome, questo. Yeah. Madonna, non so il perché, ma mi piace da impazzire. Quindi voglio dire, abbiamo bisogno sempre di vedere prima. Eppure a me hanno insegnato che la fiducia si mette avanti, che dopo è facile, dopo è scontato. Ed è particolare, perché avere fiducia a prescindere non è cosa semplice. Invece San Tommaso diceva: no, più mi fai vedere che poi non che in alcune circostanze è fondamentale questa cosa. Però poi la vita ti insegna che la fiducia la devi mettere a prescindere. Avanti la fiducia, il resto viene dopo. È un po' come quando poi rientrando dal cammino arrivo e non ancora c'avevo questo blocco, finché poi un giorno non leggo un post su Facebook in cui dice: quando tu l'ispirazione non arriva quando tu inizi a scrivere, cioè non arriva prima che tu inizi a scrivere, l'ispirazione arriva mentre scrivi. Cioè l'ispirazione è una condizione dell'anima che si innesca nel momento in cui tu agisci, non prima. Non è che ti arriva prima la raccomandata da giorno X comincia a scrivere che arrivo io. Prega proprio, cioè tu cominci a scrivere che io poi arrivo. È un po' mettere la fiducia avanti, cioè tu siedi, ti fai, che poi quel che deve accadere accade, l'importante è che tu fai. Allora poi il cammino ti insegna anche altre cose, per esempio il cammino ti insegna la lentezza, che è una cosa alla quale noi non siamo abituati, perché noi ci hanno insegnato a correre. Corri che la mattina, chi è che la gazzella, con tutta cosa. E tu la mattina ti alzi e corri, non sai nemmeno perché. Perché sto correndo? Perché qualcuno me l'ha insegnato, è per convenzione. E durante il cammino invece tu praticamente ti confronti con la lentezza, cioè con i passi lenti di muscoli che arrivati a un certo punto hai. E poi dopo 25-26 km i muscoli dicono: scusa, non è che ti vorresti fare una nottata perché ci avrei bisogno. Allora lì rallenti, perché cominci ad essere stanco. A volte diciamo il paese lo vedi ma non arriva. Cioè, ma come ti sto vedendo, perché non arrivi? Perché sei più stanco, perché hai rallenti il passo, e nella lentezza tu scopri il valore della bellezza, che nella velocità tu non vedi, non noti. Quindi il cammino è lentezza, anche quando acceleri, perché ci sono delle accelerate, e le accelerate in genere arrivano t'arrabbi, perché ogni giorno che arriva ti si presenta un'emozione. A volte arriva la tristezza, altre volte arriva la rabbia, altre volte la paura, altre volte il disgusto, altre volte la gioia. Arrivano tutti, si presentano: buongiorno, però oggi cammini con me. Allora quando arriva la rabbia, con la rabbia si accelera, che è una bellezza, perché i pensieri vanno a mille e tu cerchi di inseguirli, vai velocissimo, però poi ti fermi, perché poi il cammino ti ferma, la tappa ti ferma, e quindi ricominci in lentezza, quindi sfiati. Questo è successo ancora più chiaramente nell'ultimo percorso, nell'ultimo cammino che ho fatto 20 giorni fa, perché come la protagonista del romanzo anch'io sto facendo un percorso a ritroso,
cioè in genere si va verso Santiago, io al mio personaggio l'ho fatto fare invece il percorso dal Porto Carlo fino a Roma, io l'ho fatto fare al contrario e la vita mi sta mettendo nella condizione di farlo anch'io al contrario. E quindi quest'anno sono andata a fare 7-8 giorni il cammino in Navarra, quindi dalla prima tappa da Saint-Jean-Pied-de-Port, poi siamo arrivati a Lourdes, poi da Lourdes siamo spostati a Saint-Jean-Pied-de-Port e da lì siamo arrivati a Logroño, quindi abbiamo attraversato tutta la Navarra. A differenza della Galizia, la Navarra è brulla. Un bosco è come un'oasi nel deserto, le fonti sono più rare che in Galizia, è tutto clorate, ecco, col cloro, invece se non lo comprendo che dovete mettere il cloro nell'acqua, però una cosa non si può bere, non può, vabbè, si può però. Bere, però, vuol dire, sorgenti rare, boschi ancora più rari, e sole cocente, per cui tu già alle 11, se non hai fatto buona parte del cammino della giornata, soffrirai un sacco, perché cominciano ad alzarsi le temperature a 38, anche 40 gradi, e camminare 38 a 38-40 gradi con i boschi che sono rari come le osi nel deserto non è proprio una cosa semplicissima. Allora la Navarra mi ha fatto camminare tra virgolette nuda, nel senso che il territorio che mi offriva era nudo, senza alberi, pochissimi alberi, poi c'erano tantissimi campi di grano, tantissimi campi di girasole, campi di lavanda, vigneti, quindi tantissime cose bellissime, però era molto più brullo, molto più complicato da questo punto di vista. Quindi abbiamo forse camminato di meno rispetto che in Galizia, ma di più per l'impegno di gestione anche delle ore docenti. Ed è stata anche quella un'esperienza bella forte, io sono tornata a casa però con un sentimento di grande pace, perché in quelle giornate la rabbia ha galoppato di brutto e quindi me la sono dovuta affrontare. Sono arrivata a casa con uno strano sentimento di pace. Io avevo il timore dei Pirenei, adesso devo solcare i Pirenei e poi dicevo, vabbè, ma tu abiti in Sira che è molto più alta, cioè anche 1.800 tu, invece i Pirenei sono 1.400 qualcosa, il dislivello però è abbastanza importante da Saint-Jean fino alla cima, e mi chiedevo come mai, siccome ritenevo di aver già vissuto l'inferno personale nei 3 anni, dal 2016 al 2011, adesso perché mi toccano i Pirenei, che è una tappa complicata, beh, forse per scoprire che non era poi così complicata. Io pensavo che adesso arriverò sfinita, e invece in realtà dopo 2 ore circa di difficoltà, perché 2 ore di difficoltà ci sono, il resto è stato tutto molto regolare, molto molto bello, molto interessante. Tra le altre cose non abbiamo nemmeno potuto godere i panorami perché è piovuto in quella giornata e quindi abbiamo incontrato anche molta nebbia, eppure è stata intensa come camminata, perché mi ha dato questo come insegnamento, cioè che non esiste salita che non sia salita, che è il cervello che ti dice che fosse un cervello. È il cervello che ti dice che tu la salita non la puoi fare, che ti dice ma dove vuoi andare che non ce la fai, ma guarda che è irta, ma guarda che è complicata, ma guarda che è così, ma guarda che è quello lì. Allora tu dici, siccome mi hanno detto che è pericolosa, siccome mi hanno detto che è difficile, non la faccio proprio, perché ci devo andare? Poi tu cominci a camminare e comprendi che non è poi così complicata, che la puoi fare, che devi imparare a gestire il fiato, che devi imparare a gestire il tuo corpo, perché il tuo corpo è un corpo comunque, e se tu lo spingi troppo il tuo corpo ti abbandona, così come se non lo lasci fare il giusto mezzo. Il corpo deve potersi muovere in libertà, se va troppo veloce si ferma, se va troppo lento si ferma, e allora qual è lì? Lo devi scoprire tu. E quindi i Pirenei sono semplici tutto sommato, è il sole che mi ha messo in difficoltà, non la salita.
che poi tra le altre cose durante il cammino comprendi che non è la salita il problema, è la discesa, perché lì devi gestire i muscoli, devi controllare di più, perché tenderesti, diciamo, e invece è lì che ti spacchi le gambe, cioè, se non sai controllare il tuo stesso corpo. E questo poi è stato il cammino dei padri con i figli e delle coppie. Io sono partita con una coppia, perché sono ripartita con la mia migliore amica e suo marito, e c'erano delle coppie e c'erano tanti padri con i figli, tanti, io ne ho incontrati tanti, figli e figlie non nemmeno particolarmente adulte, e questa cosa mi ha particolarmente colpito, perché non lo so perché, forse perché avevo bisogno di avere davanti la paternità questa volta rispetto alla maternità. Si parla molto di femminile, no? Dell'importanza dell'energia femminile, della donna, no? E io mi ritrovo nel cammino della paternità, davanti alla paternità. E mi sono chiesta che cosa significasse, che messaggio mi stesse mandando questa paternità. E in effetti il padre, tra virgolette, l'autonomia e la spinta in avanti. La madre protegge e il padre spinge, la madre protegge e il padre spinge, perché dentro di noi abbiamo entrambi gli impulsi dell'andare e del proteggere, perché devono stare in equilibrio. Allora forse questa volta, in questo cammino, avevo bisogno del padre, non della madre. Ed è stato anche questo un bellissimo segno per me. Poche pietre a forma di cuore, devo dire, questa volta, tanti animali, che sono il cammino degli animali, ne ho incontrati tanti e diversi, tra tutti due bisce, cos'è il luce, tecnicamente non luce, è una cosa che strisciava, no? due serpentelli, che erano in amore, si stavano accoppiando, e erano affinghiate, e le code formavano un cuore. Ho fatto la fotografia, è vero, non me lo sono inventato, andate su Facebook che avevo fatto la fotografia, bellissime. Dopo mi hanno detto: ma tu ti sei avvicinata? Certo, mi sono avvicinata. Hai fatto la fotografia? E ti ho fatto la fotografia, sono pericolosissimo, in amore. Cioè, non lo sapevo. Anche qua, se tu a volte il sapere ti ostacola, non mi sarei mai avvicinata. Questo non è che sto invitando ad avvicinarvi a vederli, con responsabilità rispetto a questa cosa, è il concetto. Che a volte noi non ci avviciniamo perché qualcuno ci ha detto che non si può fare, e quindi tu per tutta la vita non ti avvicini a quella persona, a quella situazione, perché qualcuno ti ha detto che ti fa del male, come le famose magare di un tempo, che invece non erano magare, ma erano persone che pregavano, però siccome erano conosciute come magare, sono finite al suo luogo. Poi magari erano persone semplicemente che pregavano, no? Però soprattutto non lo sapevo, mi ha fatto avvicinare, certo l'istinto mi ha fatto anche non avvicinare troppo, quindi il giusto mi sono avvicinata, però almeno ho fatto l'esperienza, l'ho visto. E per me è stato un segno bellissimo, che figata, pure le cose a forma di cuore, ma che figata è, mi è piaciuta un sacco questa cosa. Non so che significato abbia. Boh, se si va su internet si trovano tantissimi significati, ma i significati veri del cammino li trovi durante il cammino, cioè dopo averlo finito, no? Dici, ah, ecco perché. Tanta abbondanza, ecco, in questo cammino tanta abbondanza nonostante il sole cocente. Tanta, tanta, tanta abbondanza. La paternità forse è uno degli elementi portanti di questo cammino. Ti volevo fare un'altra domanda, perché sul tavolino vicino a noi, oltre al libro A un passo da noi, c'è un altro quaderno, visto che dei propositi, se non ho capito, degli intenti. Mi interessa sapere soprattutto cosa rappresenta, ma soprattutto se si possono fare dei programmi, o gli intenti sono una cosa diversa dai programmi nella vita, se poi c'è qualcosa che magari cambia e rimette e rimescola le carte. Ah, ok. Allora, intanto l'agenda degli intenti, insieme al quaderno, al libro, sono
nascono perché io credo che ognuno di noi debba potersi costruire i suoi strumenti. Cioè, questo me l'ha insegnato un fabbro forgiatore, che mi disse: guarda che per ogni opera che io noi faccio, abbiamo portaforgia, ecco, a Cleto, dove c'è tra l'altro la porta dei forgiari, quindi sì, è il posto giusto. E io vedo che il caso non esiste mai. No, non hai esiste, visto? Allora questo fabbro forgiatore mi ha detto: ogni volta che io devo creare qualcosa, mi devo costruire gli strumenti. Quindi è vero che c'è tutto ne hai tanti, però poi in base a quello che devi fare ti devi costruire lo strumento. Questa cosa a me è piaciuta un sacco e mi sono detta: chissà io che strumenti, che non sono un forgiatore, chissà io come me la posso gestire. Allora ho cominciato a costruirmi io gli strumenti, ho detto: vediamo se funzionano per me, che se funzionano per me potrebbero anche funzionare per gli altri. Ma io ce l'ho più condizionale, potrebbero, perché se non ti risuona dentro non è uno strumento che fa per te. Allora ho costruito questa agenda, credo ci fossi anche tu quel giorno. Andiamo a fare un seminario, noi facciamo sempre seminari strani, no? Allora siamo andati a fare un seminario sulla geometria sacra, un'altra cosa interessantissima, e quindi scopriamo che le figure geometriche hanno delle funzioni, hanno dei significati. Io rimango attratta alla sequenza dell'entusiasmo, perché poi c'erano tutte le sequenze dell'entusiasmo. Questa cosa mi è piaciuta. Allora, siccome volevo fare un'agenda diversa, mi sono detta: bene, intanto come intento io ci metto l'entusiasmo. Devo dire che in questi primi sette mesi dell'anno ha funzionato, nel senso che è stato un crescendo di entusiasmo, devo dire. E poi ho voluto metterci dentro un po' di cose. Ho messo dentro delle frasi di ispirazione che ho scritto io, perché ogni giorno ci fosse un'indicazione. E poi ho voluto nella stessa pagina mettere le ore per scrivere gli appuntamenti, ma ruotandola 180 ruotandola, no? In orizzontale, da verticale a orizzontale, c'è uno spazio che sembra quegli spazi che non servono a niente, in realtà è lo spazio più importante, che è lo spazio delle 10 cose belle. Io in realtà faccio l'esercizio delle 30 cose belle, cioè ogni giorno il compito qual è? Segnare le cose belle che ti sono capitate. Quando dico questa cosa, se me ne capitasse una sarei felice, 10 proprio ne esistono, cioè 10 in tutto l'anno, voglio dire. Allora io comincio e dico: guarda che proprio non è proprio esattamente così, perché se tu impari a stare nel qui ed ora, di cose bellissime ne succedono molte più di 10, perché può essere il sorriso di una persona, un buon caffè, assistere a una scena che tu non ti aspettavi di vedere e che non ti riguarda, nel senso che sono uno spettatore. Cioè, quando tu cominci a scansionare la giornata in questi termini, non c'è una sola cosa bella, ne sono di più. Io sono testimonianza che me ne capitano almeno 30. Questo non significa che io sia particolarmente fortunata, perché io vengo anche da un personale inferno. Vengo anche da un periodo della mia vita in cui io ho sperato di morire tutti i giorni, quindi vengo anche da una profonda depressione, quindi non è che sta parlando una che non sa che cosa sia la depressione, non ha mai pensato di farla finita, no, cioè sono una che l'ha pensato, cioè giusto per la psicologa che pensa, beh, è la sua storia, sì, l'ho pensato, io mi mettevo in macchina e correvo, dalla rabbia, avevo una rabbia allucinante, quindi veniva da correre. Finché poi non mi è sbandata la macchina, allora ho cominciato a pensare che forse dovevo cambiare delle cose, che quelle cose le dovevo cambiare dentro di me, perché io mi parlavo male, ecco perché l'attenzione alla parola. Allora c'è questo esercizio in cui si invita la persona che ha l'agenda a segnalare queste 10 cose belle ed averle così già dentro alla giornata, perché quando poi torni indietro e quindi vai a vedere che è successo a gennaio, beh, ti senti ricco, perché se tu ne scrivi almeno 10, ma adesso non è che voglio fare i conti in tasca a nessuno, ne scrivi 10 e le giornate di un mese sono 30, 10 per 30 fa 300, per 12 è un numero infinito, che hanno fortunato quest'anno, cioè te la costruisci tu l'abbondanza. Cioè, sì, ma questa è una sciocchezza. No, non è una sciocchezza, è che tu cominci a focalizzarti su ciò che funziona. Allora volevo uno strumento così, e volevo uno strumento che a fine mese
mi potesse dare l'opportunità di scrivere le cose belle che avevo realizzato. Allora io posso farmi, ma il programma potrebbe non andare a buon fine perché poi capitano i cosiddetti imprevisti. Ma se il mio intento è chiaro, il programma lo puoi modificare, il programma è flessibile. In base alle circostanze puoi ritararlo. Questo non è che ce lo insegna lo psicologo, ce lo insegna il biologo, ce lo insegna chi si occupa proprio del corpo. Questo movimento che io sto facendo è un movimento che nasce da un intento non dichiarato di farmi comprendere. Il mio cervello fa questa cosa perché c'è un intento. L'intento è quello di farmi comprendere, quindi mi accompagno con il gesto. Questa è biologia, non è psicologia. Allora l'intento è biologico, l'intento è la direzione, il programma è uno degli strumenti che tu puoi utilizzare per raggiungere la meta che vuoi raggiungere, ma lo puoi e lo devi modificare in base alle circostanze. Mi ho capito. Io ho capito. Passo la parola a Giuseppe, dice sì. Una domanda, quello che ci hai spiegato, i percorsi che hai fatto sono, diciamo, dei percorsi che sono ispirati da una cultura che è squisitamente cristiana, però a me dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale invece a me viene più in mente i personaggi classici di Herman Hesse, per esempio Narciso e Boccadoro, che hanno una cultura, un'idea completamente diversa del qui e dell'ora. Quindi è una cultura cristiana che ti ha ispirato oppure c'è dell'altro? Ma allora, io sono cristiana, ma non sono andata a fare il cammino con intento cristiano, io sono andata a fare il cammino con l'intento del cammino, cioè io volevo camminare, quindi non avevo alcun intento religioso. E non lo è diventato nel corso dei giorni né nel corso degli anni, è rimasto un intento laico. Io credo che tutte le religioni siano importanti e che però è come tu la interpreti che la rende magica o il suo contrario. Io ho camminato perché volevo camminare. Io volevo capire se sarei stata in grado di confrontarmi con l'essenzialità. Volevo capire questa cosa, volevo capire se riuscivo a stare con uno zaino per 6-7 ore consecutive, volevo capire che cosa succedeva dentro di me. E quindi è rimasto un cammino fortemente, fortemente laico, tant'è che poi il romanzo è fortemente laico, si parla anche di una reincarnazione, ma la reincarnazione la intendo come una comprensione della tua vita. Io dico, se tu i cicli non li chiudi, si ripetono, e se si ripetono si presentano a un'intensità maggiore rispetto alla precedente esperienza, quindi può diventare ancora più pericoloso tenerli aperti. Non so se mi sono spiegata, quindi probabilmente anche per la professione che ho. La laicità per me è un valore fondante, ma è proprio che mi piace conoscere. Io adoro i principi di Cristo, li applico a modo mio, nel senso che io sono abbastanza anarchica in questo senso, però amo anche tutte le altre figure che hanno avuto il coraggio di dire la loro e quindi di fare la storia. Non so se ho risposto. Faccio un'altra domanda, ti sto tartassando questa sera. Poi se c'è qualche domanda dal pubblico ovviamente siamo ben disposti di passare il microfono. A dopo domani siamo qui a discutere. Tra l'altro poi dobbiamo ringraziare anche la possibilità qui al Mary Bar di Savuto, diciamolo, perché sennò che ci ospita. È carina. Possiamo dirlo. Mary Ann Bar, veramente, se no poi Mary Ann, giusto? Ok, perfetto, diciamolo bene. Guarda, la domanda è semplicissima. Viviamo, tu hai parlato di Facebook, per esempio, sui social, e tu hai fatto una scelta editoriale molto particolare, quella di non stampare il libro in ebook, quindi il libro cartaceo.
il libro cartaceo rispetto a un libro ebook ti dà più l'idea del prendere contatto con qualcosa di fisico, sederti sotto un albero ad esempio e leggertelo, e leggerti questa bellissima storia. Però allo stesso tempo tu hai un blog, hai una pagina Facebook, un gruppo dove le persone riescono a comunicare con te. Secondo te, in questa differenza tra quello che è il passato, che è il libro, e quello che è il futuro, che è Facebook o comunque i social, quanto si distacca dalla realtà la persona? Per poi invece magari iniziare a camminare e a rimanere da solo con se stesso, e quindi fare un cammino con se stesso che ti isola da tutti gli altri. Semplice, semplice, me l'ha fatto una semplice. Allora, che cosa penso io? Io penso che la tecnologia sia una benedizione. Grazie alla tecnologia, per esempio, lavoro tanto. Grazie alla tecnologia posso arrivare più velocemente con il mio messaggio a un numero più importante di persone che altrimenti non potrei raggiungere. Quindi io benedico la tecnologia, ma me ne guardo pure bene, perché la tecnologia usata male, cioè come la si usa nella maggior parte dei casi, depersonalizza, perché tu diventi quello che fa così per ore e ore e manco te ne accorgi. Cioè si passano 4-5 ore giornaliere a fare questo movimento, e se chiedi che cosa hai letto non sanno rispondere, perché non vai lì per leggere, vai lì per scorrere. Finché non arriva per la pagina, la tua attenzione, e quindi poi la condividi e ci metti dentro pensieri, eccetera eccetera. Quindi diciamo che anche in questo caso è un po' i social sono un po' come le discese, devi saper gestire la velocità per poterci stare dentro. Poi io amo il cartaceo, io amo avere il libro nelle mani, io lo voglio toccare, lo voglio annusare, ci voglio scrivere sopra. Per me è proprio un senso di sostanza, e quindi l'ho voluto fortemente cartaceo. Ma io poi faccio anche di più. Quando io occupandomi di scrittura terapeutica, spesso chiedo alle persone di scrivere la loro storia, quindi la dividiamo in tappe e cominciano a scrivere la loro storia. A me converrebbe serenamente che loro mi inviassero un file, perché la scrittura è predefinita, e invece io chiedo la scrittura a mano, che è più complicata da decifrare, però è anche più vera, perché la scrittura a mano è un atto creativo del presente, perché mentre tu scrivi tu devi costruire la parola, non c'è qualcuno che l'ha costruita per te, la devi costruire in quel momento. Quindi grazie agli affondi che si fanno con la scrittura, grazie a tutti i movimenti che loro fanno, io riesco anche a capire qual è il loro reale sentire, quello che spesso anche attraverso la scrittura non comunichi, ma che tu devi imparare a sentire l'intento della scrittura. Quindi io sono del parere che la tecnologia sia importante, ma che debba essere saputa gestire, perché la tecnologia in questo momento ci sta dominando in senso assoluto. Fanno il cattivo, il buono e il cattivo tempo, nella maggior parte dei casi il cattivo tempo, perché c'è un'esposizione massiva a informazioni a stampo aggressivo allucinante, per cui tu dopo che stai 3 ore sui social esci fuori che pare che non è successo niente e cominci a sentire il nervosismo. Poi qualcuno lo chiama ansia, qualcun altro lo chiama disturbo, attacco di panico, cioè, ma dove è nato? A volte nascono da queste esperienze massivamente aggressive che quotidianamente noi facciamo sui social senza rendercene conto. Su questo noi dobbiamo prendere atto di questa cosa e selezionare anche le informazioni che leggiamo. Possiamo sottoporci costantemente alla violenza delle informazioni. Con l'informazione tu puoi uccidere un essere umano, e l'informazione spesso unisce i puntini ma non comprende la sostanza. Cioè, se io metto insieme delle carte, no? In base a come le metto, in base al senso logico che creo, io posso tanto condannare quanto
non farlo un essere umano, ma è come ho messo le carte. Io dico che la logica non porta a verità, la logica crea informazioni che non è detto che sia vera. È così che funzionano i social. Io faccio andare per un tot di tempo X informazioni, io ho creato una verità di massa, esco fuori che porta avanti una verità, non so manco da dove è nata, perché c'è qualcuno che me l'ha saputa propinare per giorni e giorni e giorni senza che io me ne rendessi conto. Allora nei social io posso diventare dipendente da chi mi vuole più fragile, e quindi lì bisogna stare molto attenti. La logica non conduce a verità, la logica sistema i dati per portarti a credere che quella sia la verità, ma verità non è. Ho risposto? Hai risposto. Io ti faccio un'ultima domanda. Semplice, è difficile, sapete, sempre la stessa storia. Poi ripeto, se c'è qualcuno dal pubblico che vuole farne qualcun'altra, siamo belli che li ascoltiamo. Ma tutti domandano sempre del libro che hai scritto. C'è un personaggio in cui ti vedi. Io invece stavolta ti dico una cosa contraria. C'è qualcosa che non hai scritto nel libro, che ti è venuto dopo averlo pubblicato. Qualcosa che avresti voluto inserire, qualcosa che avresti voluto dire in più, che detto è un peccato, l'ho già stampato, non posso aggiungerlo. Sì, ecco perché sto scrivendo l'altro. Dopo che mandi stampa, perché poi ad un certo punto si rifiutano di fare le correzioni, nel senso alla decima mi ha richiesto di correzione, dice senti, no, devi lasciarlo andare. Anche questo è un atteggiamento dell'anima. Arrivato a un certo punto devi avere il coraggio di lasciare andare, di lasciare che quel prodotto, quella cosa tua arrivi. Se io devo, cioè se aggiungo in continuazione, non metto mai il punto, i punti sono fondamentali, perché poi ti creano nuove occasioni. Allora già nella struttura del nuovo romanzo sono nati nuovi personaggi che in qualche modo sono legati. C'è un fil rouge, una sorta di fil rouge, non è una trilogia o quel che sia, non è un sequel, eppure sono personaggi che in parte arrivano da un passo da noi. Quindi arrivato a un certo punto devi avere il coraggio di dire boh, punto, passiamo oltre. E questo te lo insegna chi ti deve stampare il libro, che dici non ti faccio più correzione, dici non vuoi fare un certo punto, dici basta. Va bene. Bene, ci sono domande da pubblico, qualcuno che si è ispirato al punto da voler fare una domanda ad Angelina? No. Ok, va bene, allora io a questo punto, sei stata esaustiva assolutamente, perché comunque ci hai dato molti spunti di riflessione, e ripeto che cercarti su Facebook, vedi, in questo caso i social sono positivi, Angelina Pettinato ti si trova sia su YouTube che sui vari social. Mi preme, ripeto, ringraziare nuovamente Marianne Bar, dove ci troviamo, perché ovviamente la location è questa, Marina di Saguto. Ringrazio ovviamente il vice sindaco Giuseppe Filice per la location, l'Acleto in questo caso, che è un posto che io invito Angelina a visitare. Tra l'altro nel 4 facciamo il trekking urbano, ma non ci sei, mi sa. No, giusto? La Madonna del Carmo, va bene, però Acleto è bella tutto l'anno, quindi se vuoi venirla a visitare e trovare dei simbolismi, ne trovi tantissimi. Già dallo stesso nome, Cleto, Cleta, bello, Petra Mala, guarda, trovi di tutto. Poi voglio ringraziare anche Maria Luisa Longo, che è la presidente della Proloco, che è in prima fila, e chi è venuto ovviamente ad ascoltarci, ascoltarti. E voglio concludere semplicemente dicendo che le cose non avvengono mai per caso, quindi tutti gli incontri che facciamo nella vita non sono casuali, come il cammino che tu hai fatto e che io sicuramente un giorno farò, perché me lo sono messo nella lista degli intenti che ho comprato.
intento. Questo è un intento, quindi io come intento voglio fare il cammino anch'io. Quindi vi auguro una buona serata, grazie di essere stati qui con noi questa sera e ci vediamo alla prossima. Buona serata. Una grazie cosa ti voglio dire. Aspetta, c'è arrivata la domanda. In finale, non è okay. Una domanda, se potresti leggere un pezzo del libro, un pezzo che a te è colpito di più. Ok, allora dal pubblico ci chiedono di leggere un pezzo del libro che ad Angelina è piaciuto di più. Microfono alla mano, ovviamente, perché c'è la telecamera. Che poi anche questa è una cosa particolare, penso, come la canzone, quando chiedi a un cantante, qual è la canzone che ti piace di più? La prossima, quella che devo ancora scrivere. Allora, in realtà leggo un brano che ha colpito tante persone che mi hanno scritto, la famigerata pagina 50. Allora, aspetta che... Mi sarebbe la luce. Mi avvicino un po' qui, eh? Vai. Tutto è possibile, ribatte lei. Prendi un pari a connetterti con la tua anima e cerchi di capire come farla evolvere. Ci siamo già incontrate. Già una volta le nostre vite si sono incrociate. Un giorno mi facesti vedere delle pergamene sulle quali c'era scritto di seguire il tuo sentire. Perché lo stai trascurando? Perché ti lasci attanagliare dai dubbi e ti fermi? Hai bisogno di metterti in cammino, di trovare la tua strada e ottenere giustizia. Perché, mia cara amica, di questo si tratta. Hai subito un torto ingiusto e sei qui per vederlo riparato, ma dipende da te, da quello che sarai disposto a fare dall'innanzi. Sulla tua strada hai incontrato persone disposte ad aiutarti a raggiungere la verità, ma dipende da te cercarla, trovarla e realizzare il tuo destino. Miguel è in pericolo. Il pericolo che corre non è di perdere la vita, ma di non riuscire a ritrovare la memoria. Finora vi ha guidato l'istinto, che altro non è se non la memoria di ciò che siete stati. Non basta tuttavia per essere felici. Per esserlo bisogna avere il coraggio di mettersi alla ricerca, di superare gli ostacoli che il dubbio vi insinuerà nella mente. Quando avrai imparato a dominare quest'ultima, tutto sarà più semplice per entrambi. Devi solo capire se sei disposta a rischiare, a metterti in gioco sul serio. Devi capire se sei davvero disposta a vincere i demoni che sono dentro di te e che cercano di fermarti. Sono anche loro una possibilità per te di crescere. Una volta sei stata costretta a giurare fedeltà ad una dea e lei sei stata devota fin tanto che i tuoi occhi non hanno trovato quello che più avrebbe fatto risuonare la tua anima. Hai trasgredito le regole che ti sono state imposte per amore della libertà dei sentimenti. Hai vissuto il sentimento e poi non avete avuto abbastanza fegato per andare oltre. Ben venga ciò che è stato. Tuttavia, per raggiungere la perfezione bisogna attraversare l'inferno, perseguendo la coerenza del cuore. Dipende tutto da te quello che accadrà. Mamma mia, è la famigerata pagina 50. Bene, io ringrazio davvero Angelina Pettinato anche per quest'ultima lettura. Ci vediamo alla prossima. Ho comprato il libro a questo punto, ad un passo da noi. Sì. Buona serata.